ha definito questo governo che potrebbe nascere un'accozzaglia. Beh, è evidente, per cui. Poi, tra l'altro, per me in un paese democratico serve un'opposizione, dato che l'eventuale governo Draghi non ce l'avrebbe in Parlamento, pare neanche che ce l'abbia sulla carta stampata, no? Che si è trasformata in una grande agiografia, è un santo. Sia chiaro, per me Draghi non è mica un poco di buono, è una persona autorevole, rispettabile, preparatissima, conosciuta in tutto il mondo, questo lo ammetto. Per me le scelte che ha preso in passato non mi fanno fidare di lui, ma sono critiche politiche, non sono mica critiche personali. L'ha definito l'apostolo dell'elite. Certo, ma insomma lo trattano come se fosse veramente il nuovo Messia, quando, come se fosse capace di moltiplicare i pani e i pesci. L'unica cosa che ha moltiplicato ad oggi sono stati i titoli derivati e alcune sue scelte da governatore della Banca d'Italia hanno anche permesso alla dirigenza di MPS di moltiplicare i debiti che poi ha dovuto pagare il popolo italiano. Bisogna avere un po' di memoria, un po' di coraggio, perché se no sono tutti esatto. Però l'elite storicamente dovrebbero essere le persone migliori che potrebbero anche salvare un paese, no? Questo dipende da quelle che sono le scelte, che ragionamento. Anche Monti faceva parte dell'elite, posto che io non penso minimamente che il governo Draghi farà macelleria sociale, non farà nulla, farà due o tre cose e poi Draghi andrà al Quirinale. Ma Ma quindi. il tema poi non è neanche lui, cioè Però io in questo penso di momento essere stato ci chiaro. saranno 200 miliardi da spendere, Soldi no? da spendere, sì, bisogna capire come si possa spendere questi soldi, punto. E io non mi fido, oltretutto, ripeto, mettiamo da parte un attimo Draghi. Non mi fido chiaramente della compagine governativa, questo assembramento parlamentare pericolosissimo, tutti quanti pronti a sostenere questo governo. Ma cosa hanno in comune Forza Italia, il Movimento 5 Stelle, il PD, la Lega? Oh. Quindi sta sbagliando il movimento? Ma assolutamente sì, ma proprio totalmente, totalmente. Infilarsi in una roba del genere per me è un errore grave, però io non parlo a nome del Movimento 5 Stelle, io parlo a nome mio, Però sono le mie idee, ci sono punto. malpancisti, ci sono molti che la pensano come Non ne lei. ho idea questo, All'interno del movimento non c'è. io non faccio né guido, non guido correnti, niente, io sono un libero cittadino, Però c'è non un campo di. seguito, non è un libero, cioè nel senso è Alessandro Di Non Battista, è c'entra Alessandro Di nulla, Battista dentro io il non, le sto movimento. dicendo che io non faccio nulla di questo. I parlamentari hanno le loro responsabilità, francamente, sono rappresentanti del popolo e decideranno loro quel che Ma fare. c'è un Per quanto rischio. mi riguarda. Non parlo a nome del Però dico c'è un movimento, rischio di non rottura, parlo. ma secondo Non, lei? per me serve un'opposizione in questo paese, dato che non c'è sui giornali, non c'è in Parlamento, non c'è tra l'intelligenza che sono tutti pronti a baciare la pantofola, ripeto, come se fosse un messia. Cosa ha fatto fino ad oggi? Ha salvato l'euro? Grazie al cavolo, mi scusi. Il presidente della BGE che fa? Non prova a salvare l'euro? Che cosa straordinaria ha fatto? Mi sarei io stupito del contrario. Punto. Persona Grillo, preparata, sì. Grazie. Grillo è detto sì, anche Conte, che lei stima, no? Insomma, stimare persone e essere tra l'altro riconoscenti a persone come Beppe Grillo, gli sarò sempre riconoscente, non significa essere d'accordo. Io Ne ho le mie opinioni, la mia quindi neanche dignità, e con non è che se Conte, qualcuno insomma. di importantissimo mi Certo. dice un'altra cosa io cambio Quindi opinione. neanche con Le mie idee Conte. valgono di più di qualsiasi cosa. Quindi neanche con Certo, Conte. non sono d'accordo con chi apre, chi pretende di potere e chi vuole. Poi tra l'altro aggiungo una cosa. Cosa significa porre condizioni, tu entri, tu. Parliamoci chiaro, il Presidente della Repubblica ha detto: auspico una maggioranza il più possibile ampia. Stanno tutti dicendo sì, come fai tu a dire però tu non entri? Beh, Quindi o. No, non sarà politico come un non governo sarà né politico. politico né tecnico, sarà il governo di Draghi che farà, sistemerà due o tre cose, che tra l'altro sono secondo me anche andrebbero avanti per inerzia in un certo senso, e poi probabilmente verrà votato Presidente della Ma non Repubblica. lo vede come un momento di responsabilità dei partiti che Ma responsabilità che significa? tutti insieme decidono di salvare il paese Ma in qualche come? Nel modo? senso, arriva la riforma della prescrizione, che fanno i partiti? Che ragionamento è? Che significa responsabile? Responsabile significa portare avanti le proprie idee. Punto, questo. Però Poi in non è che questo si. momento si parla del recovery E poi voglio plan, ricordare sempre che, dei fondi europei. dato che ora si parla di responsabilità, dovreste avere l'accortezza e anche la decenza, non è una critica a lei, di andare dall'irresponsabile per eccellenza, colui che ha fatto cascare il governo, a fargli queste domande qua. Perché qua state facendo passare un accoltellatore come se fosse sto Parla di genio. Renzi, immagino. Per cui questo, poi io responsabilità, la mia responsabilità è portare avanti delle idee, combattere e. Rimane convinto comunque sul no a questo esecutivo, lei? L'ho detto 300 volte e soprattutto in un paese, in democrazia, serve un'opposizione. Chi fa l'opposizione in questo paese? Chi la sta La facendo? Meloni la farà alla Ma fine. neanche lei, perché comunque di fatto è in coalizione con Lega e Però Forza sembra che Italia. lei per adesso è l'unica che ha detto no. Ma dire di no ad un governo, poi dipende pure come fa l'opposizione, nel senso vediamo, secondo me anche la Meloni è un po' in difficoltà, no? Questo è il tema, Quindi in questo ripeto. momento, secondo lei, che cosa dovrebbe accadere? Che qualche forza politica è meglio che si tiri fuori per. Io
se fossi dentro il Parlamento, ma sto fuori, io la fiducia al governo Draghi non la darei. Se guidasse il movimento, quindi non... Assolutamente no.